Mi hanno nascosto il cambio. Buongiorno, buongiorno, buon caffè. Ci consegnano qualche giorno fa la nuova vettura con noleggio a lungo termine, la vettura aziendale, ordinata un anno fa e consegnata solo adesso per problemi di componentistica. È un'auto ibrida, ovviamente, perché oramai ti danno solo queste. E scopriamo che ha il cambio automatico. Ero convinto avesse il cambio normale. Il fatto è che nessuno ce lo aveva detto. Davamo per scontato che il cambio fosse ancora manuale, come piace a noi. Invece no, è un cambio automatico. Perché dicono, oramai tutte le vetture ibride hanno il cambio automatico. Già, magari dirmelo, mi sarei perlomeno preparato. Qual è il punto che vorrei sottolineare? È che finiamo per dare per scontate delle cose che andrebbero magari precisate, perché non sempre e non tutto è palese per ognuno. Se io sono del mestiere, conosco bene le mie cose e magari non quelle degli altri. Non questo fa di me un ignorante o un imbecille. Semplicemente ignoro nel senso letterale del termine, non con la sfumatura di accusa. Non so. Tra l'altro, per rimanere invece in termini di ignoranza e magari di malafede, è la figuraccia che ho fatto con un amico che, quando ho nominato la nuova vettura, mi ha detto: ah beh, ma al cambio automatico. E io prontamente ho detto: no, al cambio manuale. Ma mi sembra strano, tutte le auto ibride hanno il cambio automatico. No, la nostra ha il cambio manuale. E invece stavo sbagliando clamorosamente. Non sapere induce all'errore e induce alla presunzione di sapere le cose che in realtà non si sanno. Insomma, ogni volta che userò il cambio automatico mi rimarrà in mente questa doppia lezione che mi è stata così insegnata. Buongiorno e buon caffè.